Buongiorno ragazzi del mio blog, la vetrina del tennis, il sito del tennis blogger. Siamo qui al secondo appuntamento dopo l'ottimo successo che abbiamo avuto con la presentazione delle due court con ciao, Daniele, il dottor tennis, il mio incoordinatore ufficiale Daniele, che mi sopporta, non ho niente da fare, sono anni qua, che ti affidi, quindi però. Anni che poverino che mi sopporta, che tu che mi sopporti a me quando vengo in negozio, che ci sono le ore intere. Oggi presentiamo quella che è un marchio storico. Inizio 900, io sono giovane, però lo ricordo. Il marchio storico lo dico io. Io lo ricordo per Agassi. Bravissimo, no, io per Borg. Tu per Borg, quindi. E stiamo parlando, diciamo, il nome di Donnay. Donnay è stato uno dei primi marchi di tennis. Sì. Nasce in Belgio, se non dico cavolate, all'inizio degli anni, fine anni 20, inizio anni 30. Sei più ferrato te sulla storia. No, ho studiato. Arthur Ashe è stato uno dei primi giocatori che ha utilizzato Donnay e che è stato poi un campionissimo in metà anni 20, metà fine anni 30. Poi ha rilanciato fortemente il marchio Björn Borg negli anni 70 e lo ha ancora rilanciato Andre Agassi anni 80, 90, fine anni 90, anche inizio 2000 ha continuato a giocare, è stato un campionissimo. Poi sparisce un po', e quindi adesso è ripresa, passata di mano ed è diventata americana e quindi rilancia sul mercato anche europeo finalmente. E quindi la differenza sostanziale rispetto alle altre racchette è che sono molto più elastiche. Quindi praticamente non diciamo che tolgono completamente il male al gomito, ma però no, aiutano una rigidità molto bassa. Rigidità molto bassa. E il punto di forza loro è la Holwood, rigidità 50, che riprende il vero marchio di Borg. E infatti anche come colorazione tutto ricorda, diciamo poi dopo posteremo anche la foto con i dati tecnici e tutto, quello che è l'estetica del vecchio telaio in legno di Björn Borg, con appunto una rigidità bassissima, parliamo di 50 punti. Bravissimo. E altra cosa che contraddistingue i telai di Donnay, scusate per la voce, ma qua a Milano oggi ci sono 30 gradi, sembra di essere agosto, e sbalzi di temperatura mi hanno fregato. È il sistema Xenocor, che è una schiuma poliuretanica inserita all'interno del telaio, che rende sì che il telaio sia pieno, sia completamente pieno. C'è stata un'evoluzione anche di questa schiuma poliuretanica, poi vi farò vedere anche nel dettaglio bene, praticamente, che sono gli strati che vanno a riempire appunto il telaio. Pentacore, per quello che è nella formula Opla, che è nella formula 100, quindi 5 strati di questo telaio. Sì. Invece, per quanto riguarda la Holwood e per quanto riguarda la formula Hexa, che è un'altra grandissima novità di Donnay, gli strati diventano 6, quindi pentacore, sextacore. Per quanto riguarda il video, come vedete lo facciamo a negozio vivo, perché questo negozio non è mai morto, c'è sempre gente che va e viene. E Federico si è dimenticato il telefono acceso. Ritorniamo seri, anche che bisogna divertirsi, sennò non c'è gusto. Allora, Daniele? Una cosa di una piccola esperienza, ormai l'abbiamo da 2 mesi in negozio. La vera difficoltà che stiamo incontrando su questi telai, non siamo abituati per la rigidità così, che sono così morbide, è trovare la corda giusta. Per il semplice fatto che non va tirata tanto, un monofilo va benissimo, tanto non danno vibrazioni, però per adesso stiamo incontrando difficoltà perché appena scende la tensione la racchetta inizia a vibrare, quindi ne stiamo vendendo parecchie, però stiamo tutti alla ricerca della soluzione ancora della corda giusta. Certo, quella è una cosa che stiamo cercando, 2 mesi che stiamo cercando di trovare e non è facile. Sentendo anche dei tecnici come Daniele, magari su una soprattutto sulla formula Hexa e soprattutto ancora di più sulla Holwood, magari ricordare 1 o 2 kg in più rispetto a quelli che si è abituati di solito. Loro dicono dalla ditta ci hanno sempre consigliato bassi, perché essendo elastica, una corda bassa fa un pochettino più l'effetto bionda, quindi tensione più bassa. Però abbiamo visto nel campo che quando è troppo bassa, specialmente l'Holwood, vibra tanto. Non è una vibrazione negativa, però la senti proprio vibrare, non dà fastidio al braccio, ma non è una bella sensazione. Quindi per quello dico che l'unica cosa proprio da campo è quella di trovare ancora la soluzione delle corde giuste.
racchette bellissime, cioè le racchette sono veramente... Io poi comincerò a provarle a fine mese e farò un test col mio, io solitamente gioco a 21 kg, quindi farò un test a 21 kg sì, e proverò che la mia, e poi proverò un test a 23 kg, quindi con un paio di kg in più per vedere poi le differenze. Utilizzerò anche dei sensori come lo Zepo, il Sony Smart Sensor per vedere appunto le differenze oltre alle mie sensazioni personali. Ora invece parliamo dei una piccola scheda tecnica del telaio. Vai. Ok. La Formula 100 Penta e la Formula Hexa sono dei entrambe piatto 100, 300 grammi, 20, 27, 24 il profilo, bilanciate a quindi profilo 32, variabile. Profilo variabile, bilanciate a 32. Un telaio moderno. Quindi la palla non esce di più. Di più. Ma la realtà di questo telaio è che è un telaio moderno per un giocatore moderno. Ma soprattutto la Formula Penta che dà tanta sensazione al braccio, quindi proprio si può dire, e c'è scritto anche su Itodolle, un'evoluzione del proprio braccio. Differenza tra le due: più potente, più spinta per la serie Formula Hexa, più sensazione, più controllo per quanto riguarda la Formula 100. Come detto, è 6 strati di Hexacore per la Formula Hexa, 5 per quanto riguarda la Formula 100. Colorazioni entrambe bellissime, traslucide, con le serigrafie Donnai, tutto quello che guarda, in diciamo un effetto oleografico. Questo permette, e andava molto di moda appunto negli anni 80-90, che lo si vedeva ovunque, permette di avere un mix di moderno e con un richiamo al passato. Come abbiamo rivisto nella donna di Hollywood, che qui invece parliamo di un 102 con profilo costante 22, quindi una racchetta magari più di controllo, ma il 102 comunque aiuta bene, e la cosa che abbiamo già ridetto e ridiremo sempre, 50 di rigidità, che non esiste nell'altra racchetta. 50 di rigidità dovete provarlo. Bilanciamento cioè, sempre 50 di rigidità va provato, ma bisogna andare in campo perché è pazzesco, sembra di avere la racchetta in legno. Quindi ragazzi, cosa dire? Davvero il marchio, nicchia, ma ad altissimo livello. Il marchio è stato rilanciato fortemente. Ci saranno ancora delle evoluzioni. Altra cosa particolare sulla Xenocore, che faranno sia la versione da 280, fanno la versione da 280 e fanno anche su richiesta una versione custom. Praticamente si possono scegliere e cambiare dei piccoli parametri del telaio. Adesso ci divertiamo con la 300, poi dopo vedremo. Poi dopo vedremo. Ora aspettiamo quindi i test in campo, i NBA, okay. Mi aiuterà anche Federico che è uno degli incordatori di Daniele. Sì, sta imparando, con calma ancora, poverino. Che però gioca benissimo a tennis e abbiamo già fatto dei test insieme, mi aiuterà anche in questo test. È bravissimo. Oltre a dei ragazzi di David Lloyd, che è il circolo con cui sto giocando, che mi aiuteranno anche loro per dare delle opinioni, quindi faremo dei video e tutto. Ragazzi, buon tennis. Ci vediamo nei prossimi video. Prokenex, Tecnifibre e qualche altra sorpresa. Ciao ragazzi, divertitevi soprattutto.